EA Sports. It's in the game. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi per il nuovo pronostico del Napoli. Oh, sono contento stavolta, non c'è ci sia, è vero, no, sono un po' così, se mi fai scemo, guarda, mi offendo. E andremo quest'oggi ragazzi a pronosticare Napoli Lazio. Lazio. No, noi tifiamo per il Napoli, che è Lazio. Vediamo un po' i giocatori in forma. Gonzalo Higuain come sempre sta sempre fisso là, 86+1. E Manuel Neuer che non ci azzecca con il Napoli, 90+2. Facci lo cacchio. Per il momento marcatori più forti del Napoli: Gonzalo Higuain a 21, ma sono 22 perché ancora non hanno aggiornato con la partita dell'Empoli, vinta 5-1. Gonzalo Higuain a 21. Buona Moro, Napoli al primo posto a 47 punti, Juventus al secondo a 45, ma anche qua non hanno aggiornato, quindi sarebbero 50 punti per il Napoli e 48 per la Juve. Allora Antonio Candreva con 6 gol. Vediamo un po' la notizia del giorno: l'agente di Gabbiadini rivela sì al Wolfsburg, ma il Napoli ha rifiutato, quindi Gabbiadini resta a Napoli. Bene! E quindi ragazzi, abbiamo qui il Napoli con il nostro Diego Armando Allan, e mentre la Lazio con... Andiamo a vedere i nostri drogati, perché abbiamo i drogati, abbiamo Insigne drogato, Higuain drogato, Calejon drogato, Allan drogato, Jorginho drogato, Amsic drogato, Gulam no, Koulibaly no, Albiol drogato, Isagi drogato, e Reina normale. Abbiamo Mertens anche drogato, 83 COC, io direi di metterlo a posto di Jorginho. Lo so che è un po' fuori posizione, però meglio Mertens che Jorginho. Poi abbiamo anche Strinicic, terzino sinistro, drogato, quindi direi di metterlo a posto di Gulam. E poi abbiamo nessuno più, questi sono i nostri giocatori. Bene! 4 minuti, esperto coperto, perché ci copriamo che fa freddo. Stadio Olympic, arbitro Leonardo San Milano. Bene! Iniziamo subito. E come al solito ragazzi, durante questi giochetti vi invito ad evitare di fare le guerre calcistiche sotto questo video, perché noi tifiamo Napoli e questo è vero. Però cerchiamo di portare rispetto per tutte le squadre, perché il calcio è uno sport che dovrebbe unire sempre. Lo so, non un po' dice, l'hanno già detto, no? L'avessero detto pure si comunica subito a me. Ciao a tutti dallo Stadio Olimpico, siamo pronti a vivere l'emozione di questa sfida. Ovviamente un saluto da parte di Piero Gipardo e Stefano Nava. Ciao Pier. Ciao Pierluigi e ciao Magari Stefano Nava. Assistono a una partita in questo stadio. Stadio Olimpico, quindi gioca in casa la Lazio. Vediamo la solitissima coreografia. Quante magliette del Napoli nella curva? Vuol dire che il Napoli ha fatto un sacco di soldi quest'anno con il merchandising delle magliette. Questo quindi è bene! Possono fare male in qualsiasi momento, finora lo hanno dimostrato abbondantemente rispetto ad altri gol da loro oggi. Non si preoccupi. Vediamo le nostre formazioni per la Lazio: Berisha, basta! Wodot, Bisevac, Breafid, Cataldi, Milanovic, Parolo e tutti questi nomi strani. Come faccio a leggere tutta la formazione? Ah! E io mi arrabbiolo! Ah, ci riusciamo, va bene, adesso ci penso io. Ed ecco il Napoli con Reina, Isagia, Albiol, Koulibaly, Strinic, Allan, Mertens, Amsic, Calejon, Higuain e Insigne! Oltre ad ospitare abitualmente Keita Balde. Keita Balde, lo vediamo che corre da una parte, non si sa dove. D'estate poi spazi ai grandi concerti che attirano spesso e volentieri folle oceaniche. Spazio grande, ah, sta parlando dello Stadio Olimpico, sì. Siamo pure il concerto di Vasco Rossi. Buoni o cattivi? Questa squadra può dire. Che però mi sa che questo non lo so se è una di Vasco Rossi. Questo è proprio H.
una vera cassa, una grande, gigantesca, strepitosa cazzata. Le ultime partite saranno sicuramente le più difficili dal punto di vista della tenuta nervosa. Ti pareva che non doveva secciare, caro Stefano Nava Secciamenna. E quindi, ragazzi, si comincia. Avanti Napoli, avanti Napoli, siamo tutti con tre. Allora, vediamo Parolo. Parolo. E Cataldi. Ma Higuain gli toglie la palla. La dà verso Calejon, che usa le finte da ritiro della patente, come dico io al solito. Verso Mertens. Subito in area il Napoli. In mezzo, deviazione, calcio d'angolo. E palla a a Auriem. Grazie Salvatore. Come al solito sono qui per commentare questa partita tra la compagine Lazione e l'azione che abbiamo visto prima e la compagine partenopea. Vediamo il calcio d'angolo di Higuain verso Isaggia, che però non la prende con la testa. Deviazione, altro calcio d'angolo, corner kick per il Napoli, secondo fin dall'inizio della partita, anche se abbiamo iniziato da soli 6 minuti e 40, come vola il tempo in questo calcio videogiocato. Ancora cross in mezzo per Isaggia! Mamma mia, l'improvviso Auriem si è trasformato in Salvatore Super Saiyan. Uè, Keita, mi ricordo il mio amico Keitano Mario. Attenzione Allan. Oh, Keita! Gaetano! Gaetano! Mertens. Mertens! Occhio al tiro. E chi destra vecchio? Meno male che San Reina c'è. San Giuseppe Reina! San Giuseppe Reina ha fatto miracolo. Miracolo. Ha fatto il miracolo. Amsic ancora. Mamma mia, stiamo sudando. Verso Diego Armando Allan. Insigne. Vai Insigne. Abbiamo detto tutto su Insigne col pallone. E quando lui non segna, Salvatore lancia il bestemmione. Attenzione a Basta. Giorgevic. Candreva. Ok. Difensori l'hanno allontanata. Vai Insigne. Ecco! Higuain, Insigne. Interrompe l'azione. Insigne di una scuola calcio. Manda la proscafatese giù qua. Ah. Va bene, ragazzi. Non vi preoccupate, mo ci riprendiamo. 0-0 a fine primo tempo. Togliamo a Strinicic, che non mi è piaciuto. Era meglio se lasciavamo. L'ho messo troppo fuori. Vabbè, fa niente. Allora mettiamo. No, lasciamo così. Non facciamo niente. Cambiate idea. Si inizia col secondo tempo. Andiamo avanti. Primo pallone per il Napoli. Subito nel primo tempo. Mertens. C'è spazio per andare. Verso Higuain. Fraseggio del Napoli. Adesso Higuain. Ma no! Perché? Perché è un drink d'entrata. Mamma! Mamma mia! Perché? Perché non è andata dentro? Perché? Allan! Ma chi te beva? Ma che c'è strilli? Ma chi è che grida? Siete voi che grida? Non mi mando tutto! C'è il cervello! Higuain verso Cacchejon! Vai Calejon! Non farti arrivare. Higuain avanza, cerca di smarcarsi. Calejon rientra. Gliela dà Higuain che si gira. Ed è gol! Mamma mia, siamo da tre ore. Mamma mia, il 60esimo. Amsic la butta dentro come Filippo Inzaghi tanti anni fa.
Mamma mia! Guardate là, Calejon a rientrare! La Higuaín che si gira, tira il portiere Miracola! Ma sulla ribattuta di Hamsik non ha potuto fare proprio niente! Grande Napoli! Grande Napoli! Grande Napoli! Grande Napoli! E adesso facciamo il secondo! Ed è attenzione a Keita! 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 No, Keita, no! Keita, no! No! Keita, no! Keita, vecchio! Finisce in rete. Ma io sapevo! Oggi, e invece si sono dovuti superare, però alla fine sono riusciti a gonfiare la rete. Ma la fan! Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Ma il tuo facessore di una da parte, tuo facessore! No! Ma vai ragazzi, riprendiamoci! Ehi, arbitro! Potenziale per il Napoli. Mertens. Mertens, Allan, Insigne. Da lontano non la prende! Ma l'anime che ti ha mi attananzo! Ma sto scemo! Ah, Hamsik sostituito, basta. Si arrabbia come un matto se non ha quel che vuol lui. Mi fatta stronzata, sostituito. Me ne fotto. Rabbiatino, subito, subito. Ecco qua. Allan, sostituito. Ecco qua. Andiamo a aprire. Si è imbarato. Giocatore che abbandona. Con me non si scherza. Non si scherza. Non mi chiamo Sarri. Ah, io ho fatto una battuta. E questo è Schultz. Subito verso Gabbiadini. Vai Manolo. Vai Manolo. Vai. Ma l'anima che te viva. Che te viva. Fammi vedere se mi posso fidare te. Ma io, chi si tiene in palla? Chi si è umasta? Parolo. Parolo, attenzione a Parolo. Una volta Gaetan. Gaetano, attenzione a Gaetano! Recupera il pallone. San Giuseppe Reina ci mette una pezza. Vai Gabbiadini, vai Manolo, vai Manolo. Sono Manolo, vengo da... Dove Insigne. Viene Manolo? Gabbiadini, ancora lui! Ancora lui! Higuaín, Higuaín! La dà verso Giorginio! Ma si papo fratisciame Ronaldinho! Oh! 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 Non sono mica sordo. Mertens. Vai Mertens, 89esimo. Verso Giorginio. Che prova a rientrare. Mannaggia! Vai Mertens. Madonna mia, madonna! Ho già stick in faccia da essa chiava! Un altro pareggio, se vuoi tu. Ne hai pareggiato con la M. Mica sei arrabbiato. Alla prossima, ciao voglio! Sto pazziando. Devo fare prima la chiusura, la devo fare per forza. Come la faccio adesso arrabbiata? Come? Come? Vabbè, se il video vi è piaciuto lasciate un bel... Mi piace. Condividete su Facebook, Twitter e Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina... Traduzione, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook, trovate il link in descrizione. Siamo anche su Instagram e hashtagcateci e followateci. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e come al solito se per caso il video non vi è piaciuto, perché stavolta deve capitare che non vi sia piaciuto, da parte di Gaetano! Madonna.
Grazie ragazzi e al prossimo video. Ciao, adio!